Marra, il giocatore più continuo stasera della Bruno Gallipo, nei fondamentali di gestione e di difesa, una prestazione massimale la tua. In qualche modo la tua prestazione rispecchia poi quella della squadra, soprattutto a partire dal terzo set, anche se anche nel primo la squadra ha lottato a esclusione del secondo. Diciamo che la cosa più positiva, oltre al punto, potrebbe essere stata questa bella reazione che ha portato al tie-break e la vittoria. Ah, sicuramente la vittoria del terzo e del quarto mette in evidenza questa reazione della squadra, ma devo dire che anche il primo set siamo stati comunque lì punto a punto e ci è mancato davvero poco. Purtroppo alcune situazioni, alcune occasioni non le abbiamo portate a casa e quindi questo ha fatto sì che Monza comunque ha disputato una buona partita, è riuscita a vincere, però comunque è da sottolineare questa reazione della squadra che anche questa sera si è trovata in dei momenti di difficoltà e non ha comunque non ha mollato. Perché questa reazione bella di cuore e carattere che abbiamo visto nel terzo e nel quarto non è una costante invece durante tutta la partita? Ma sicuramente alcune volte ci sono anche gli avversari che riescono a spezzare la partita, un po' diciamo come abbiamo fatto noi il terzo set. Quando comunque crei quei gap, dopo con questo livello di gioco è davvero molto difficile rientrare. È proprio lì, secondo me, in questi set dove comunque andiamo in difficoltà, è lì che dobbiamo crescere e non mollare. È come è successo oggi, rimanere comunque sempre attaccati ai set, perché poi alla fine penso anche che un po' di fortuna a questo punto girerà dalla nostra e potremo comunque portare a casa questa vittoria. Dopo la sconfitta con Sora, al tuo posto c'era il DS Prestinenzi, ha fatto un esempio. Se anche Marra non difende come lo conosciamo, vuol dire che i problemi sono allargati. Ma sì, sicuramente era un esempio positivo che la pallavolo è uno sport di squadra, quindi secondo me è difficile trovare un colpevole. Si gioca in sette. Se Secondo gioca me bene una allora persona. giusto, col Sì, sì, giocatore sì. ve la siete data una spiegazione perché siete così Ma arrabbiati. sicuramente siamo lì a pensarci tutti i giorni perché non ci piace perdere, soprattutto perdere con questo atteggiamento, con questo spirito che abbiamo sempre avuto anche prima del cambio allenatore, durante gli allenamenti, durante la settimana. Io davvero non ho mai visto un gruppo così legato, unito e che c'ha voglia di lavorare. Quindi alcune volte si fa davvero fatica a darsi delle spiegazioni. Grazie Davide Marra, un saluto alla prossima. Grazie.